Adesso andiamo a vedere quella situazione meteorologica insieme a Emanuele e a Filippo Thierry. Sì, è il momento del nostro angolo meteorologico qui con me, Filippo Thierry, l'ha detto anche Sveva. Ciao Filippo, buonasera, nostro buonasera. meteorologo. Buonasera a tutti e a tutte. Ben ritrovato, intanto. So che ci hai portato alcune immagini da commentare insieme, vero? Oggi approfittiamo delle fotografie che ha scattato oggi all'ora di pranzo l'amico Matteo Tidili, collega di Rai Meteo, eh, da Cagliari. Per la precisione, dalla sottile eh, lingua di sabbia della spiaggia del Poetto, inquadrando sullo sfondo l'iconica sagoma del promontorio della Sella del Diavolo. Dopo un inizio di giornata grigio sulla Sardegna per il passaggio appunto di quel sistema nuvoloso di cui parlavamo poc'anzi, con l'allontanarsi eh, di quel sistema perturbato vedete sono tornati a esplodere i classici colori del mare e del cielo della, uh, della Sardegna Bellissimo. in quest'ultima immagine potete riconoscere anche qui le ondulazioni di nubi lenticolari pettinate e formate per le intense correnti nord occidentali, soprattutto in quota nella loro interazione con i rilievi della Sardegna. Questa mattina ho scritto a Matteo che molto prontamente in grande amicizia ha subito risposto di regalarci appunto delle fotografie da Cagliari, perché chiaramente mandarle in onda è anche un omaggio a quell'autentico gigante della nostra era, non solo per il mondo del calcio, ma proprio per la storia contemporanea e il patrimonio del immaginario collettivo del nostro paese, gigante che per la potenza terrificante del suo tiro di sinistra e della vigoria stessa, del suo modo di esercitare la propria forza, la propria pressione nell'area di rigore avversaria, si guadagnò un celebre soprannome meteorologico, rombo di tuono al, secoli, al secolo Gigi Riva, che da eh, 19 anni, giovanissimo scelse non solo per tutta la sua carriera calcistica ma poi per tutta la sua vita la Sardegna come eh, casa e i Sardi come, eh, come famiglia. Eh, costruendo in maniera parallela e indipendente lo stesso legame viscerale con questa terra e con la sua gente che, eh, che capitò nella vita a un altro gigante della nostra era in un altro ambito, quello della canzone d'autore, cioè Fabrizio De André, senza nulla togliere al legame di De André con la sua e tua Genova. Era Grazie. anche lui come Gigi Riva un sardo d'adozione e curiosamente questi due veramente colossi del nostro paese ci hanno lasciato a distanza di 25 anni praticamente esatti uno dall'altro. L'11 febbraio scorso ricorrevano i 25. Anni della scomparsa di Fabrizio De André e Gigi Riva lo ha seguito proprio in questa, uh, in questa, in questa ricorrenza. Lì, uh, ovviamente, ricordiamo e, e entrambi con grandissimo uh, orgoglio per, aver, uh, per averli avuti nella, nella, nostra, nella nostra vita. Ah, sicuramente è stato un piacere ricordarli insieme a te, è bellissimo anche quelle che sono le immagini che ci ha fatto vedere, Sella del Diavolo in particolare, per chi non lo conoscesse quel luogo è interessantissimo perché dal punto di vista naturalistico sei in città, sei in piena Cagliari e ci sono delle passeggiate in piena natura in questo promontorio, eh, veramente molto interessante anche per vedere specie di animali e piante uniche. E mi richiami alla memoria che proprio Fabrizio D'André parlando delle bellezze naturalistiche della Sardegna, sia del mare che della natura sulla, sulla terraferma, diceva è il posto che consiglierei se potessi al buon Dio per mettere il paradiso. E Gigi Riva e Fabrizio D'Andrea il paradiso se non sono scelto giustamente già durante la vita. Bellissimo, bellissimo caro Filippo. Andiamo tanto Grazie per questa rubrica di oggi. Grazie al nostro meteorologo Filippo Terri.